Amici appassionati di grande calcio, un saluto da Piero Gipardo e Lele Adani. Siamo a Londra, questo è Wembley Stadium, dove sta per andare in scena la gara più attesa dell'anno, la finale di UEFA Champions League. Sulle tribune febbre altissima, tra un attimo sarà lo stesso anche in campo. Partita con molti spunti tecnici e tanti duelli di livello, vedremo come andrà a finire. La finale della UEFA Champions League è l'evento calcistico più visto al mondo dopo quello dei mondiali. Quanti paesi sono collegati? Milioni di spettatori sintonizzati per seguire quella che è la partita più importante dell'anno a livello di club. Storia, tradizione, gloria, basta o vuoi che vada avanti? No, perché non ancora, eh? Ecco l'11 di partenza del Barça. Ter Stegen tra i pali. Frankie de Jong insieme a Gundogan come centrocampista centrale. Davanti la fisicità e l'esperienza di Lewandowski. In grafica vediamo l'11 titolare con cui scendono in campo. Rui Patricio fra i pali. In difesa si affida a Gianluca Mancini. Con Llorente. Cristante insieme a Paredes come interni centrocampo. E davanti Romelu Lukaku accanto a Paulo Dybala. Tiro da dimenticare questo. Molta potenza, ma precisione zero. Era una grande occasione Pierre. Peccato che non abbia inquadrato lo specchio della porta. Lewandowski. I giocatori puntati su Lewandowski, uno che sa fare gol e sa anche vincere le partite. È un bomber di razza, un finalizzatore implacabile. E Inara non può sbagliare da lì. Possesso è riconquistato alle 16 metri grazie a questo intervento. Nielsen Christensen. Paragna metri. Senza problemi qui per la difesa. Leo Paredes. Conclusione respinta, se la cavano qui. Segue qui dell'avanzata. Ecco Lukaku. Leo Paredes. C'è il tiro dalla distanza. Tentativo respinto. João Félix. De Jong. Occhio a Gundogan. Buono qui l'intervento del portiere. Palla messa in mezzo. Pallone allontanato. Attenzione a Gundogan. Traversone verso João Félix. Diventa la minaccia. Spinazzola. Legge bene qui una traiettoria interessante. Young prova Lewandowski. Balde alla buona, non era facile controllarla. Gundogan ha sperato un gran gol, palla al lato di poco. Paredes. I compagni si fanno vedere. Riconquista il pallone la squadra avversaria. Ronald Araujo. João Félix. Cristante. Palla in mezzo per Dybala. Tentativo che svanisce sull'uscita del portiere. Palla fuori, si ripartirà con la rimessa laterale.
Joao Felix. Rinunciano all'impostazione, vogliono far scoprire gli avversari. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. C'è la respinta del portiere, azione che non è finita. Potevano far male da lì. Lukaku. Ecco Lukaku. Inarrestabile Lukaku. A campo libero. Para senza problemi il portiere, lui l'attaccante, poteva far meglio. Il dato sui tiri conferma le difficoltà delle due squadre nel rendersi pericolose. Poche, davvero poche le occasioni degne di nota. Il 0-0 è la logica conseguenza di un match che è qui che stenta ancora a decollare. Brutta gestione di João Félix. Leandro Paredes. Può scambiare con il compagno. Dobbiamo rimangiarci tutto. Azione che sfuma. João Félix. La domestica De Jong. Alex Bard. Un'occhiata in aria, la mette in mezzo. Palla troppo sul portiere che può controllare. Dybala. La gioca su Lukaku. Cristante. Attenzione a Dybala qui. Potevano sbloccarla qui. Palla gol cestinata malamente. Pierre, sembrava tutto apparecchiato per il gol del vantaggio. Non è stato all'altezza della sua fama qui. Gundogan. Innesca João Félix. Primo tempo che si chiude qui con le... Il Barça del via al secondo tempo. João Félix può puntare la porta, non rischia la presa il portiere qui. De Jong dialoga con Rafinha. Il portiere dice di no. Occhio al tocco in mezzo. Interviene Spazio. Ora il recupero della difesa. Paolo Dybala. Dybala. Tackle preciso, attacco che si interrompe. Paredes. Il Barça qui regala il pallone. Porta palla Cristante. Si tirano fuori da una situazione complicata qui. Ecco Rafinha. Oriol Romeu. Prova ad attaccare il Barça nella metà campo avversario. Occhio al cross per Lewandowski. Palla spazzata via. La gira su João Félix. Possono passare in vantaggio. 1-0 Barça in questa finale di UEFA Champions League. Rivediamo la l'azione del gol, perché ha finalizzato un'ottima serie di scambi con cui hanno prima aperto la difesa e poi riparto la porta. Risultato sbloccato dunque, finalmente adesso cambia tutto tatticamente e psicologicamente. Ecco Rafinha. Supera facilmente il difensore. Impeccabile qui Mancini che sventa la minaccia.
Occhio a Lewandowski, si portano sul doppio vantaggio, sembra avere la finale davvero in pugno, anche se manca ancora molto ed è meglio mantenere alta la concentrazione. Qui rischiano. Ecco Lukaku. C'è la conclusione. Ter Stegen sicuro, senza problemi. Avanti della sua azione. Pallone che è terminato fuori, possono andare dalla bandierina. C'è il cambio dunque. Ottimo intervento in copertura. Oriol Romeu. Dialoga con Rafinha. Barcellona all'attacco. Rafinha, contrasto pulito, svetta il tentativo avversario. Brian Cristante, dialogo con Paredes. Attenzione a Dybala, l'appoggio su Cristante, ha sbagliato completamente la posizione, colpo all'indietro, palla. Pallone recuperato. C'è la rimessa con le mani. Dybala. Per il Barça lateralmente, recuperano palla grazie all'ottima organizzazione. Lewandowski va via alla grande. Lewandowski, super parata, da pochi passi è riuscito a salvare. Pier, l'avevo vista già dentro, ti dico la verità, non so come abbia fatto a toglierla dalla porta. Spazza via. Attenzione a Gundogan. Palla persa. Belotti. Arbitro che lascia correre, c'è il vantaggio per il Barça. Riconquista un pallone importante. C'è il pressing. Belotti. Mancano 5 minuti alla fine della partita. L'azione sfuma qui, palla nuovamente agli avversari. Nielsen Christensen prosegue nella sua corsa. Il lancio verso Dybala. Ter Stegen sulla conclusione a botta sicura. Occhio al tiro della bandierina. Ter Stegen senza problemi sul tiro centrale. Il portiere esce, raccoglie il pallone. Lukaku.
umori molto diversi in campo, Lele. Da una parte c'è la disperazione, dall'altra la gioia incontenibile di chi sa di aver scritto il proprio